l'amministrazione fa il ruolo sia l'amministrazione dei programmi. Io ricordo che da giugno del 2013, ormai 2 anni fa, il sindaco Marino venne qui a firmare il suo atto di nomina in Cimenta, dando un segnale importante alla città, facendo credere che ci fosse stata una certa sensibilità su questi temi. Cosa che invece poi non è stata, si è verificata. Allora, il discorso è perché raggirare politicamente ci mancherebbe i cittadini romani, quelli che hanno imposto la fiducia in Marino e quelli che non l'hanno fatto. Non un metro di corsia ciclabile è stato realizzato in questi 2 anni. Eppure più volte noi abbiamo sottolineato, lo faremo anche in questo principio in aula, la possibilità di realizzare corsie ciclabili leggere a costo zero. Non ci vorrebbe nulla, basterebbe spostare la fila di auto parcheggiate verso l'interno della carreggiata e ricavare uno spazio protetto per le biciclette. In questo modo si risolverebbero 2 problemi. Quello che è il principale nemico delle biciclette, ovvero l'automobile, diventerebbe l'alleato più prezioso. Si realizzerebbero chilometri e chilometri di corsie ciclabili a costo zero con le vie consolari e soprattutto si risolverebbe un altro problema devastante per la nostra città. La gente della Polizia di Roma Capitale qui in aula sicuramente lo confermeranno, che è la doppia fila. Doppia fila che non è solamente un problema di civiltà, ma visto anche che stiamo discutendo del PGT, è un problema anche ad esempio per ARAC. Molte volte gli autisti mi hanno raccontato che magari non posso terminare la corsa o devo deviare la corsa per le auto parcheggiate in doppia fila, o magari purtroppo se l'auto in doppia fila sta con l'ostacolo che in sua natura non può virare, il problema diventa anche più serio. Quindi con questo piccolo accorgimento si potrebbero risolvere 2 problemi fondamentali di questa città. Non si capisce perché in 2 anni non sia stato fatto. Ovviamente ci sono tante altre idee a costo zero che abbiamo portato fin da subito qui in aula. Un altro esempio importante che faccio ogni volta sono le corsie preferenziali. Non un metro di corsia preferenziale è stato realizzato in questi 2 anni. Anche qui non è che dobbiamo aspettare il PGTU per fare delle corsie preferenziali, perché abbiamo visto che sulla finta penalizzazione di fogli imperiali, forse più propriamente dovrebbe essere chiamata cantierizzazione, questa è stata realizzata in fretta e furia. Dicevo, non un metro di corsie preferenziali sono state realizzate. Le corsie preferenziali avrebbero risolverebbero tanti problemi di ARAC, che ne sappiamo che tra le deficienze di ARAC, oltre al discorso di dirigenti, consulenza esterna e quant'altro, uno dei problemi più importanti è che gli autobus
Quindi va ricordato il sindaco Marino, ricorda, gli piace freggiarsi di essere comunque nel cambiare, cambiare tutto, di quanto invece il sindaco Marino non sia altro che la continuità con le amministrazioni precedenti, che di certo non hanno lasciato una bella immagine della nostra città, anche e soprattutto dal punto di vista della mobilità. L'ultimo esempio, se vogliamo, è stato fatto con l'Emilia Urbana, la penalizzazione di Urbana, prima volta nella storia in cui una penalizzazione è richiesta sia dai commercianti che da ovviamente tutta la parte dei ciclisti, dei residenti e quant'altro. Forse residenti non so se tutti, ma sicuramente ciclisti e commercianti. Ebbene, questa amministrazione, nonostante avesse avuto un assist di questo tipo, visto anche che Pia Urbana già per un anno era stata pedonata per via dei lavori di Italgas, questa amministrazione che dovrebbe cambiare tutto, che dovrebbe essere la rottura con il passato, questa amministrazione che si è presentata in bicicletta in Campidoglio, in realtà non ha fatto nulla, ma ha dato seguito a quest'assist importantissimo che gli era arrivato da associazioni e commercianti. Quindi per dire come si sia fatto e si stia facendo ad oggi solo esclusivamente propaganda, e poi andiamo anche ad analizzare il PGTU e perché secondo noi si stia facendo solamente propaganda. Immagino tutti avrete letto il PGTU che stiamo discutendo in questi giorni. La rottura totale che viene passata, che
nessuno si è preso la briga di modificarlo, o comunque di segnalarlo, di legare i consigli, ricordate che è stata fatta qualche qualcosa che non è che sia molto continente con la realtà. Guardate che anche il dorante del marito che ci scrive tutti i giorni, che alla fine del 2014 sarà potenziato il materiale d'audio dei vostri mezzi che quotidianamente cercate di prendere. Perché Presidente, la mobilità è un tema molto serio. Lo sviluppo di una città si vede dal servizio di trasporto pubblico che offre. A me è capitato, io cerco sempre di fare, visto che parliamo di mobilità, anche per ancora personale, come mi sposto, per dire quanto sono bravo, per dire come si vorrebbe ridurre l'inquinamento e muoverci in ogni maniera efficiente. Io faccio un mix, diciamo un terzo tra bicicletta, trasporto pubblico e mezzo privato. Anzi, lo facevo recentemente, mi è stata anche rubata la bicicletta che avevo, quindi tra l'altro adesso faccio un mix tra bicicletta e trasporto pubblico e basta. Ma diciamo che in condizioni normali faccio un terzo. È un po' come le fonti energetiche che vanno differenziate, anche in mobilità si può chiedere al cittadino di spostarsi solamente con i mezzi pubblici piuttosto che solamente con la bicicletta, piuttosto che solamente con un mezzo privato. Ma un buon mix di tutto questo consentirebbe sicuramente di avere una città più efficiente. Ovviamente se ci fosse dall'altra parte un servizio degno di questo nome, e ho suggerito all'inizio del mio intervento alcune proposte a costo zero per aiutarlo a diventare tale. Nei consigli preferenziali appunto andavano in questa direzione, perché si può dire che non hai soldi per comprare 200 autobus, però il comune potrebbe avere i soldi, una spesa minima per realizzare dei consigli preferenziali, ovviamente protette, perché altrimenti sarebbe solamente una striscia lungo la strada che non sarebbe proteggere i consigli dedicati al trasporto pubblico, sarebbe anche una grande operazione per riqualificare queste strade. E torno al discorso della mobilità e quali invece di sviluppo di una città, quindi chiedo sempre che messaggio diamo ai nostri turisti, che tra l'altro noi siamo del turismo, le attività culturali sono rimaste l'unica risorsa per questa città. Ecco, se un turista deve subire l'assalto, e non voglio entrare nella polemica, che non vorrei scadere nel razzismo, ma quando un turista o un cittadino romano, ovviamente, naturalmente deve subire alle stazioni della metropolitana, io l'ho vissuto con i miei occhi la scorsa settimana alla stazione pubblica, un cittadino utente che poi ha detto deve subire l'assalto e decide di corseggiatori, di cui non ci interessa la nazionalità, perché non vogliamo scadere in facili slogan. Per noi, per me, chi delinque va perseguito, sia esso italiano, straniero, chissà quale paese. Come si fa a tollerare che ci siano bande di corseggiatori che disturbare salgono, scendono dalla metropolitana, fermano il treno e quant'altro? Chiunque parla della stazione pubblica, non della stazione Ariatina, che è tutta, non si sa bene come, parla della stazione pubblica, nel cuore della città di Roma. Come si fa a tollerare, come fa un sindaco a tollerare una cosa del genere? Probabilmente il sindaco Marino neanche lo sa, magari non gli è mai capitato di prendere la metropolitana, perché altrimenti si sarebbe attivato all'istante, perché è una violenza che sta presente, non potete neanche prendere i mezzi pubblici. Quindi questa è la mobilità che si offre ai cittadini.